Un salutone a tutti, come state? Spero tutto bene. Rieccomi qua con un nuovo video a parlare di Juve Malmo. La Juve che vince 1-0, ma dall'altra parte il Chelsea che pareggia ben 3-3, ben 3-3 con lo Zend che al 90esimo, allo scadere del tempo, pareggia e fa 3-3. È ottimo risultato proprio. Ottimo risultato per la Juve, ovviamente, perché il Chelsea ha pareggiato e la Juve finisce il girone alla perfezione, parlando di classifica in primis. Parlando di classifica, la Juve finisce in perfezione, prima in classifica ed è tutto ok per la classifica. Ma se si va a parlare della partita, un attimo. Allora, ragazzuoli, prima di iniziare a parlare della partita, vi chiedo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò e ditemi la vostra, se avete visto Juventus Malmo, ditemi la vostra nei commenti come vi è sembrata la prestazione della Juve o se avete visto anche il Chelsea, ditemi la vostra nei commenti. E niente, inizierò proprio a parlare. Una Juve che va in gol con Moise Kean. Ok, il gol lì era bello con una palla deliziosa, con una palla proprio deliziosa, fantastica, di esterno Bernardeschi che parte a destra, una palla proprio meravigliosa, troppo bella, una palla bellissima, a Moise Kean che si inserisce e poi lì c'era il portiere che doveva uscire prima, così tal quale, ma comunque Moise Kean fa un inserimento bello da numero 9. Da numero 9 e fa gol. E lì bello gol, bello gol. E poi prima c'erano state varie occasioni con Rugani, ma ci sono state tantissime occasioni, tantissime occasioni. Una Juventus che si è schierata pure con il giovane De Winter. De Winter che è stato ben tranquillo, ha gestito bene la partita. Non è che abbia attaccato tantissimo, qualche cross l'ha fatto, pur bello, ma è stato ben tranquillo. La partita se l'ha fatta, ha giocato tipo 70 minuti, credo, 70 minuti, 80 minuti, ha giocato il tempo necessario, cioè ha giocato ben più di un tempo e ha fatto una buona partita da sufficiente, poi c'è da dire che ha 18 anni, 18 anni, 19 anni, prima in Champions League, in prima squadra e ha fatto una buona gara, c'è da dire solo una cosa, De Winter ha fatto una buona gara. E poi parlando anche degli altri, è stato un 4-2-3-1 con Bernardeschi sempre alto, nei primi minuti, in alcune situazioni, cioè in quasi tutte, con la Juve, sei a lei con la Juve, nella formazione si è visto un Bentancur che ha agito tantissimo, tantissimo a sinistra e con Rabiot centrale, più centrale a destra. E anche Bentancur ha fatto la sua di partita, ma niente di che, perché se si va a parlare della prestazione della Juve, poteva essere un risultato più alto, cioè non poteva finire 1-0, doveva finire 2-0, 3-0, 4-0, perché le occasioni sono state tantissime, tantissime, le occasioni sono state proprio tantissime, proprio non riescono neanche a dire quante occasioni ci sono state, perché sono state occasioni tante da gol. C'erano varie situazioni dove si poteva creare una buona occasione e niente, tantissimi, tantissimi, vari passaggi, dai, per non dire tantissimi, vari passaggi sbagliati nel costruire, nel fare così, nel fare così, nel fare così. Sono mancate le occasioni cioè, un attimo, le occasioni di gol ci sono state e in primis ci sono state su Moise Kean che ha avuto più tre palloni, quattro palloni da gol e non li ha sfruttati. Tre palloni, quattro palloni da gol che per lui erano semplici, bastava che ci usava la testa, cioè ci andava lì neanche con tranquillità, ci pensava lì un attimo, cioè neanche ci pensava lì cosa sto dicendo, poteva segnare. Moise Kean poteva farne almeno due o tre di gol, almeno una tripletta poteva portarsela, perché le occasioni sono state più su Moise Kean che su altre. E poi ci sono state varie ripartenze, varissime ripartenze. Ripartenze alla fine sbagliate, passaggi sbagliati. Ma sinceramente, da tifoso juventino, io ovviamente valerà per tutti. Almeno la Juve ha vinto 1-0 e il Chelsea ha pareggiato. Ed è questo l'importante, andare primi in classifica per poi avere un sorteggio forse migliore, forse non so, non ho idea di come funzioni il sorteggio, ma ovviamente sono contento perché la Juve ha finito bene il girone, essendo prima in classifica. E lì, contentissimo proprio, contentissimo. Ma come ho ben detto, non è che ci sia tantissimo, pare mio, non è che ci sia tantissimo da dire su questa di partita, perché è stato schierato un Dybala ancora, un Dybala che
Ha fatto bene, perché è una Juve, c'è da dire che inizialmente ha giocato bene, ha iniziato a giocare bene, ha costruito. La cosa che mi è piaciuta è che si sta anche vedendo in tantissime partite, in queste ultime partite, il pressing che dà, ha pressato tantissimo, la Juve ha pressato tantissimo, recuperava palla subito, tranquillamente, con serenità, con serenità. Recupero palla, è stato buono. Il palleggio è stato buono, ma il creare occasioni c'è stato, ma non è stato sfruttato. Non è stato sfruttato, perché come ben dico ancora, la Juve poteva fare tanto, poteva fare una prestazione migliore, parlando anche di gol, ma l'importante, come ben dico ancora, l'importante è che ha vinto, è prima in classifica. E adesso c'è il campionato, c'è la prossima partita, che è Venezia, Juve in casa al Venezia, e adesso bisogna pensare lì. Poi in questa partita è stato messo in panchina Scesa, ha giocato Perin, che ha giocato pure bene, cioè, mi sono dimenticato di parlare di tutti gli individui. Perin ha giocato pure bene, cioè, perché non è arrivato nulla di che di pericoloso. Poi gli altri in fase difensiva ci stava, Alexandro anche lui, dai, in fin dei conti. Poi a centrocampo Artur mi è piaciuto, sinceramente. Rabiot non tanto, Bentancur non tanto, assolutamente. Bernardeschi nonostante qualche errorino, ma ci stava. Tutto il resto ci stava. Moise Kean anche lui ha dato il suo. Poi quelli entrati dalla panchina, è entrato un Alvaro Morata che... C'è un po', non darei valutazione su Alvaro Morata, da Garza e Miretti che hanno esordito, da Garza ha avuto una ripartenza negli ultimi minuti ed è stato fermato, De Sciglio è tornato finalmente, ne sono molto 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 contento, e vabbè, non darei valutazioni a quelli che sono andati dalla panchina, sono i pochi che neanche, non vedo qualcuno che abbia fatto chissà che, ma De Sciglio ha difeso, ma comunque quelli dalla panchina non è che sono entrati e hanno fatto male, c'erano. C'erano quelli della panchina, saranno giocate e basta. E anche quelli titolari. Poi c'è da dire, per spendere poche due parole neanche, contro un Malmo che negli ultimi minuti è stato pericoloso, un Malmo che ha costruito qualcosa, ma nulla di che, nulla di pericoloso, nulla di pericoloso. E poi cosa mi manca da dire sulla Juve? Sulla Juve cosa mi manca da dire? C'è stato un Dybala che ha fatto un primo tempo e la sua titolarità, la sua presenza in campo si sente la sua presenza in campo, perché senza Dybala la Juve gioca in un altro modo, e con Dybala gioca in un modo migliore, ma dai, in fin dei conti è stata una bella partita, perché parlo principalmente del risultato, ma come prestazione, ripeto, e ben ripeto, e ben ripeto, e ripeto, ripeto, ripeto ancora, poteva dare di più, va bene che dall'altra parte il Chelsea ha pareggiato, ma poteva dare di più. Ma come ho detto, i giocatori che sono stati messi hanno giocato bene e basta. E basta, non saprei proprio cosa aggiungere. E niente, ragazzuoli, vi dico solo che vi mando grandissimo saluto. No, non vi mando grandissimo saluto. Fatemi sapere la vostra nei commenti se avete visto la Juve, se avete visto Juve Malmo o Chelsea o Zenit Chelsea. Fatemelo sapere nei commenti come vi sono sembrate le partite, in primis. Juventus Mano, se l'avete vista, fatemelo sapere nei commenti e lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. Ed è questa era la mia analisi, il mio parere su questa di partita. Cioè, l'ho ripetuto tantissime volte che la Juventus poteva fare di più, poteva segnare anche di più, perché le occasioni ci sono state, in primis su Moise Kean. E vabbè, mi sa che ho allungato il filo del discorso, e come ben ridico, questa è la mia di analisi, lo so che non è stata chissà che, ma vabbè. Questo è stato il mio di video e la mia di spiegazione, volevo dirvi la mia su questa di partita. E niente, ragazzuoli, vi mando un grandissimo saluto e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.